comunque. Allora, quando avevi gli auricolari, io sentivo bassa te. Adesso con Io gli sentivo auricolari. ugualmente basso sia con che senza gli auricolari. Corinna, stiamo andando live su Facebook, quindi quando vuoi puoi iniziare. Ok, allora direi di iniziare, dare il via a questo webinar che vuole essere un'occasione per confrontarci su anche questioni di tipo organizzativo e pratico relativamente al progetto di servizio civile di prossimo avvio, che è il progetto SIA, Sostegno, Inclusione e Assistenza, che vede il centro Sinapsi quale ente accogliente. Ci sono qui oggi con noi la direttrice del centro Sinapsi, la professoressa Maura Striano, e il dottor Borrelli, presidente di AMESCI, che spero vogliano dare il loro contributo anche, come dire, ad accogliere le persone che ci sono qui con noi oggi e spiegare il senso e il valore che questo progetto ha da anni oramai per il nostro centro. Direi di passare la parola alla professoressa Striano. Sì, allora buongiorno a tutti e buongiorno anche al presidente di AMESCI Enrico Maria Borrelli, che ci accompagna ormai da anni, è un nostro compagno di viaggio da anni. E, il servizio civile è un'opportunità in generale appunto per il paese, no? Perché dà ai giovani la possibilità di trascorrere alcuni mesi impegnati in attività che poi sono delle attività che li qualificano. E danno anche a loro il senso di quanto sia importante anche l'impegno, no? Rispetto a delle problematiche, a delle emergenze, a delle situazioni che vengono a essere poi rintracciate da AMESCI nel territorio nazionale per dare ai giovani lo spazio di sperimentarsi, no? E di sviluppare delle competenze e delle risorse. Quindi noi ci iscriviamo, il nostro progetto si iscrive all'interno di questa logica generale, no? In cui noi crediamo molto. E che cosa ha di specifico il nostro progetto? Perché è un progetto in cui i volontari sono una risorsa fondamentale e in cui però appunto i volontari ricevono anche tanto, no? Dal Sinapsi. Il nostro progetto è un progetto che è rivolto a studenti universitari. Quindi è un progetto che ha come principale obiettivo quello di far sì che gli studenti universitari possano sentirsi inclusi il più possibile nella loro esperienza di studio e anche nella loro esperienza di crescita personale e umana all'interno dell'università. Per cui i volontari di servizio civile sono coinvolti a supporto di tutte le azioni di inclusione degli studenti universitari. Quest'anno il servizio si articola su tutte le sezioni del centro, mentre diciamo, negli anni scorsi c'era un focus specifico, no, sulla sezione disabilità e DSA. Quest'anno il progetto si articola su tutte le sezioni del centro, per cui gli studenti potranno, a seconda appunto delle loro attitudini, sensibilità e motivazioni, essere a supporto delle attività che svolgono le diverse sezioni, sempre a servizio appunto degli studenti universitari. E queste attività sono attività che si iscrivono nella sezione disabilità e DSA, che quindi sono attività a supporto degli studenti in condizione di disabilità, che possono andare dall'accompagnamento in aula dello studente oppure dalle videoregistrazioni di lezioni per gli studenti, sbobbinatura di lezioni, elaborazione e trascrizione di testi, quindi tante attività a supporto appunto di studenti che molto spesso sono anche colleghi, perché in molti casi gli studenti, i volontari del servizio civile sono studenti universitari, quindi di fatto si confrontano con loro pari, no? Invece nelle altre sezioni noi abbiamo appunto una sezione che accompagna il successo formativo
degli studenti universitari. E quindi una sezione, ad esempio, che supporta con attività di gruppo individuali gli studenti che sono in ritardo con gli esami, quindi ci sono dei workshop, poi ci sono anche degli interventi di counseling psicologico, nei quali ovviamente insomma non saranno coinvolti i volontari in prima persona, però tutte le attività di contorno, di pubblicizzazione, di supporto all'organizzazione di queste attività e anche le attività di monitoraggio di queste attività, cioè queste attività sono andate bene, male, raccogliere dei dati, elaborare dei dati, ecco lì i volontari saranno coinvolti attivamente. Abbiamo poi un'altra area, che è l'area dell'antidiscriminazione e cultura delle differenze. In questo caso si intercettano i bisogni di studenti che per qualsiasi motivo si possono sentire discriminati dalla vita universitaria a causa del loro orientamento sessuale, ma anche a causa di altre situazioni di vita che in qualche modo insomma attivano, no? Dei processi di stigma, e in questo caso anche i volontari saranno coinvolti in tutte le attività di sensibilizzazione, di accompagnamento degli studenti che vengono fatte appunto dalla sezione. La sezione opera anche molto sul territorio, nelle scuole, quindi si fa anche un lavoro appunto di costruzione, di sviluppo di una cultura delle differenze a diversi livelli all'interno del tessuto sociale. Abbiamo una sezione di promozione dell'occupabilità che si occupa degli studenti in uscita e quindi in questo caso noi accompagniamo gli studenti con dei laboratori che aiutano loro a capire quanto sono occupabili, a scrivere il curriculum, a stimolare un colloquio in azienda, quindi sono una serie di attività e anche a supporto di tutte queste attività i volontari svolgono un ruolo attivo sia nella pubblicizzazione, nell'elaborazione dei dati che vengono fuori dai questionari, da una serie appunto di opportunità appunto di incontro con gli studenti di vari corsi di laurea in Ateneo. C'è all'interno anche di questa sezione un'area che è quella del placement specializzato per persone, per laureati con disabilità e quindi anche quest'area appunto è un'area presente all'interno di SPO. Quindi come vedete il progetto si articola appunto sulle varie dimensioni, le varie aree del centro, quindi gli studenti possono, i volontari possono appunto essere a supporto delle varie aree di servizio, ma poi c'è un'area trasversale che è l'area della comunicazione, che è molto importante perché Sinapsi è molto presente sui social media, è molto presente appunto in tante azioni come anche questa, no? Organizzare un webinar. Ecco, i volontari possono essere parte attiva nell'organizzazione di un webinar, nella costruzione di un video di promozione, nella costruzione di materiali informativi. Quindi c'è veramente tantissimo lavoro da fare sia all'interno delle singole sezioni sia in questa area appunto trasversale. Qual è il focus, la mission di Sinapsi? Promuovere inclusione, e quindi i volontari appunto sono impegnati con noi nel promuovere appunto inclusione a tutti i livelli, in tutti i modi. Cosa diamo noi ai volontari, a parte la possibilità di sperimentarsi concretamente, cioè di fare un'esperienza e quindi che valorizzi le loro competenze, le loro capacità? Offriamo anche una formazione dedicata, quindi all'inizio del percorso loro saranno accompagnati con una formazione dedicata che li accompagna poi nella loro traiettoria. Avranno un supporto psicologico continuo, quindi ci sono anche i nostri psicologi che supportano dal punto di vista psicologico, emozionale, i volontari in tutto questo percorso, e alla fine saranno accompagnati in una valutazione di quello che loro hanno imparato. Ci sarà un percorso di bilancio di competenze, anche loro metteranno a fuoco le loro risorse attraverso la valutazione di quanto è aumentata la loro occupabilità, costruiranno un video curriculum che testimonia anche un pochino il percorso, è una narrazione che racconta quanto sono cresciuti, cosa hanno fatto e cosa poi
insomma, pensano di poter dare alla società dopo questa esperienza. Quindi questo è quello che noi offriamo come Centro Sinapsi in termini di opportunità, in termini di risorse, anche in termini di formazione e supporto. C'è poi il supporto organizzativo che è rappresentato da Corinna Freda, ed è diciamo una risorsa fondamentale, perché di fatto poi tutte le attività, l'organizzazione, le tempistiche, gli orari, l'assegnazione alle sedi, è un lavoro molto complesso, e ringrazio Corinna appunto per essere la nostra risorsa, la nostra spalla, il nostro organizzatore di tutto il processo. Non so se ci sono già delle domande adesso. Direi di lasciare la parola al dottor Borrelli. Va bene. Prima di passare alle domande, l'idea della giornata è quella di, come dire, rompere un po' il ghiaccio con una presentazione di quello che speriamo di poter offrire agli operatori volontari. E poi raccogliere quelle che sono le loro domande, che spero vadano anche su questioni pratiche, in modo da fugare adesso qualunque dubbio rispetto alla fattibilità di questo percorso. Sì. Ecco qua, ho riattivato l'audio. Grazie Corinne e buongiorno, buongiorno a tutti. E io ringrazio anche la direttrice Striano per il racconto che ha fatto delle attività del Sinapsi, non soltanto da un punto di vista di quello dei beneficiari, quindi degli studenti che beneficiano dei tanti servizi del Sinapsi, che è una struttura preziosa dell'Ateneo, cresciuta negli anni, che oggi si occupa più ampio spettro di tante altre tematiche all'interno dell'Ateneo. Avevate iniziato con la disabilità, poi avete aperto a tante altre tematiche la vostra attenzione, e quindi sapere di fare servizio civile nella Federico II con voi è una cosa che ci rende come associazione molto, molto orgogliosi. E mi aggancio a quello che stava dicendo, a quello che diceva la direttrice sul tema dell'esperienza dei giovani. Io non entro nel merito dei progetti, delle attività che vi ha già raccontato, però diciamo una cornice voglio darla a voi ragazzi sul tema dell'esperienza di servizio civile. Per molti, chiaramente per molti di voi, non per tutti, è una prima esperienza di impegno molto simile al lavoro. Lo è non perché abbiamo un contratto di lavoro, non perché il dipartimento vi farà un contratto di lavoro, avrete un contratto di servizio civile e sarete retribuiti con 440 euro al mese, quindi questo è quell'incentivo che lo Stato mette a disposizione dei ragazzi, non per sottopagarli a fare delle attività, non è questo il senso, perché il servizio civile non è lavoro, ma è un'esperienza di formazione e di impegno civico, quindi il rimborso che lo Stato vi mette a disposizione serve a consentirvi, ad aprirvi anche la possibilità di fare questa esperienza, quindi liberare tempo da altri impegni che avete, chi studia, chi probabilmente anche già fa una piccola esperienza part-time di lavoro, quindi lo Stato si rende disponibile a incentivare la vostra partecipazione. Questo lo fa non soltanto affinché il servizio civile sia, diciamo, uno strumento per intervenire nella socialità, nei servizi di cui hanno bisogno le persone, in particolare anche le persone più fragili, per tutelare il nostro ambiente, per promuovere la nostra cultura. Sicuramente il servizio civile serve a tutto questo, e chi di voi un po' lo conosce sa che il variegato mondo del servizio civile offre veramente un ventaglio enorme di opportunità, di impegno e di esperienze. Ma in realtà il servizio civile oggi, diversamente dagli anni passati, si concentra molto di più anche su voi giovani, quindi su quelli che poi sono i primi destinatari di queste attività, quindi destinatari e al tempo stesso attori. Questo è il servizio civile, un'esperienza che vi può dare la possibilità di entrare in un contesto organizzato, strutturato, simile a quello del lavoro, dove però avrete la possibilità di apprendere tante cose, competenze nuove, sperimentare quelle che avete, in un contesto che non è esattamente quello aziendale, quello tipico del lavoro, dove inevitabilmente immaginerete la produttività, il risultato e quindi anche l'ansia di un certo tipo di prestazione prevale, perché sono le esigenze del mondo
del mondo adulto, del mondo del lavoro. In servizio civile noi non viviamo questo tipo di impellenza, però viviamo la responsabilità di fare in maniera organizzata, strutturata e anche condivisa, perché lavorerete in gruppo con persone peraltro anche abituatissime a lavorare con voi ragazzi, lavorerete con una responsabilità importante. Quello è il tema principale che io vi attenziono. L'esperienza di servizio civile, proprio per la responsabilità che porta con sé e che condivide con tutti voi giovani, è un'occasione di crescita potentissima da un punto di vista anche della vostra formazione futura al lavoro. Il mondo del lavoro è questo che vi chiederà un domani, non quello che avete imparato e studiato, perché quella è conoscenza. Arricchisce ognuno di noi, è una cosa straordinaria, dovremo tutti studiare per una vita e non fermarci, ma quello che esige da noi il mondo del lavoro è la nostra capacità di mettere in opera determinate conoscenze, quindi elevarle a competenza, quindi non soltanto so ma so fare. E questo tipo di prova, quella che poi molto spesso nei primi colloqui di lavoro vi viene chiesto, hai già fatto esperienza? Beh, fare un'esperienza di lavoro per un giovane che approccia per la prima volta al mondo del lavoro chiaramente non è facile, magari porterete con voi delle piccole esperienze, che siano estive, il lavoro serale, insomma piccole esperienze poco qualificanti, che a differenza del servizio civile che vi impegna per un anno, 25 ore a settimana, vi assicura chiaramente un accompagnamento fatto da personale qualificato, formatori, addirittura con il Sinapsi, chi di voi sceglierà questo progetto avrà anche la fortuna di poter fare un percorso di bilancio delle competenze che vi aiuterà anche ad autovalutare la vostra crescita, che è la prima e più importante delle capacità di un lavoratore, cioè essere consapevole delle proprie potenzialità e anche al tempo stesso dei propri limiti. Quindi tutte queste cose le troverete in servizio civile. Non mi dilungo ulteriormente, se non però chiudendo su un aspetto che per me è molto importante, che fa sostanzialmente la differenza tra un'esperienza positiva e un'esperienza negativa. Ed è il saper contemperare le vostre aspettative. Investire molto sulle aspettative, che siano sogni, che siano aspirazioni, che siano ambizioni, è importante, perché per noi è una guida, per ognuno di noi, non soltanto per voi. È importante, ma saper contemperare le aspettative con quella che poi è la realtà che ci circonda, la realtà che noi incontriamo e che noi non conosciamo. Mi aspetto che dal lavoro io possa trarne non soltanto ovviamente un reddito, perché ne abbiamo bisogno per vivere, ma una soddisfazione, una gratificazione, la possibilità di esprimermi e quindi anche di essere nel mio contesto di lavoro. Quindi le aspettative che noi nutriamo rispetto a qualsiasi esperienza, banalizzo, quando partiamo per le vacanze, se scegliamo una meta, ci immaginiamo che sia straordinariamente interessante, divertente. In realtà non è sempre così. Ma questo non vuol dire che abbiamo sbagliato a scegliere la vacanza, non vuol dire che abbiamo sbagliato a fare quell'esperienza. Dobbiamo saper prendere il buono sempre da qualsiasi esperienza. E badate, anche un'esperienza negativa è un'esperienza, perché ci insegna a misurare meglio ed apprezzare altre esperienze che noi incontreremo. Quindi non vi aspettate che il servizio civile sia quello che voi sognate. Aspettatevi di rendere il servizio civile quello che voi desiderate. E questo dipenderà da come voi saprete costruire il rapporto con i vostri colleghi di lavoro, con i responsabili con i quali collaborerete, e troverete una struttura di grande apertura. E anche con l'esperienza che andrete a vivere. Avete a che fare con ragazzi che hanno bisogno di voi e non pensate che siano tutti simpatici. Però questo vuol dire fare un'esperienza di vita adulta e capire che porterete a casa qualcosa che è molto importante per voi, indipendentemente dal fatto che gli altri lo abbiano capito fino in fondo o ve l'abbiano riconosciuto. Quindi attenti alle aspettative. Le aspettative devono muoverci e guidarci, ma non devono mai condizionarci. Quindi questo è l'ultimo, diciamo, invito che mi permetto di dirvi, poi ridò parola a Corinne e resto chiaramente disponibile per qualsiasi approfondimento. Grazie. Sorridevo alle parole del dottor Borrelli perché ha più volte ripetuto come sia valida l'esperienza del Sinapsi, come abbiamo dato prova nel tempo di aver costruito bei percorsi di servizio civile. Però il punto è questo, è che Sinapsi è un contesto vivo e come tale è naturale che ci siano anche dei momenti
non dico difficili, ma sicuramente, come dire, chi viene da noi vive nel nostro contesto e vive assieme a noi. Quest'anno poi è stato anche più complicato per tutti. Ci siamo mossi un po' come tutta Italia, ma noi ancora di più, con il peso della responsabilità di avere 50 ragazzi assieme a noi da dover guidare in un territorio sconosciuto. Quest'anno ci siamo in qualche modo reinventati il progetto di servizio civile per continuare anche a essere un punto di riferimento per chi aveva scelto di fare il progetto di servizio civile con noi. Direi che al di là di tante chiacchiere mie, forse sarebbe questo il momento più giusto anche per dare la parola a chi sta chiudendo adesso questo percorso particolare, diverso dal solito, con alcuni momenti magari meno chiari, perché era tutto meno chiaro per chiunque, ma tutto sommato poi dei momenti belli. Chiamerei a parlare Giuliana. C'è Giuliana? Eccola. Sì, eccomi. Giuliana sì. Ha svolto il... sta svolgendo, in realtà siamo proprio agli sgoccioli. Ha svolto il suo servizio presso la sezione disabilità e DSA. Sì. E ci ha aiutato nelle attività a beneficio degli studenti con disabilità e DSA dell'Ateneo. E assieme a noi ha sperimentato anche la possibilità di fare delle attività un po' diverse, seguendo anche questa frequenza diversa che gli studenti hanno sperimentato quest'anno. Lascio la parola a lei. Noi principalmente ci siamo occupati dell'attività di back office. Attività di back office cosa significa? Abbiamo praticamente trascritto dei libri di testo universitari per cercare di renderli più accessibili possibile, per far sì che comunque studenti con disabilità possano comunque usufruire del cosiddetto lettore vocale, l'assistente vocale, per comunque poter studiare. L'attività di back office non è da intendere comunque come un'attività apersonale oppure come un'attività secondaria o non gratificante, anche perché fondamentalmente noi è come se avessimo subito supportato il ragazzo materialmente, concretamente, fornendo quindi dei testi che comunque gli hanno consentito di studiare. Anche se comunque a causa comunque della pandemia noi non abbiamo interagito direttamente con gli studenti, comunque abbiamo avuto anche dei feedback da parte, per esempio, dei nostri responsabili che ci hanno fornito anche informazioni su come è andato un particolare ragazzo, magari se... E quindi ciò comunque ci ha consentito... È stato comunque un'attività molto gratificante. Io personalmente mi sono occupata anche di attività di... Cioè ho interagito durante i test d'ingresso di professione sanitaria con una ragazza non vedente a cui ho fatto assistenza. Ho fatto assistenza comunque leggendo il suo test e supportandola nell'attività anche, per esempio, di trascrizione delle risposte esatte. Comunque, come abbiamo detto, è un rapporto tra pari fondamentalmente. Io sono studentessa universitaria, lei è una studentessa universitaria, siamo praticamente coetanee. Quindi fondamentalmente è come se si fosse creato proprio un rapporto di amicizia tra me e lei, che è continuato anche dopo. Tant'è vero che lei mi ha scritto, mi ha parlato quindi delle sue perplessità relative quindi al percorso di studi, e si è creato proprio un rapporto che è continuato nel tempo. L'attività di trascrizione comunque che abbiamo svolto principalmente è una delle attività più importanti, appunto, come ho detto, perché fornisce il supporto pratico senza il quale comunque gli studenti non avrebbero potuto studiare, e questo fondamentalmente. Sì, mi permetto di magari spiegare un po' meglio. Le attività vengono svolte a beneficio degli studenti. E vengono svolte da ragazzi che hanno praticamente la stessa età, quindi diciamo che cerchiamo laddove possibile anche di instaurare un rapporto tra, come dire, chi realizza, chi fa e chi beneficia del lavoro degli operatori volontari. Le attività di trascrizione rappresentano una buona parte di quelle che sono le attività che vengono svolte presso la sezione disabilità e DSA, perché ancora oggi resta molto spesso il problema di rendere accessibili i test universitari.
Quindi viene chiesto agli operatori, ovviamente vengono formati per riuscire a svolgere questa attività, di trascrivere con gli strumenti informatici di cui lo dotiamo i libri per gli studenti con disabilità e DSA. Laddove possibile cerchiamo proprio di coinvolgere rispetto anche a quelle che sono le aspettative degli studenti. Quindi spiegare loro il senso e il valore del lavoro ha anche, come dire, ci consente anche di motivarli di più rispetto a quelle che sono le attività che si stanno facendo e che potrebbero sembrare anche abbastanza noiose e routinarie. Mi piace quello che ha detto Giuliana, non avevo valutato il fatto che effettivamente avesse fatto poi un'esperienza di accompagnamento. Avevo dimenticato che c'era stata la brevissima incursione dei test di ammissione e tra l'altro non sapevo che Giuliana fosse rimasta in contatto con la studentessa che aveva seguito nei test. Agli operatori viene chiesto di fare accompagnamento allo studente, dove l'accompagnamento è un accompagnamento che tra virgolette pratico, nel senso che l'operatore tra virgolette compensa, sostituisce quelle che sono le difficoltà che lo studente ha, compensa quelle difficoltà. Quindi Giuliana ha letto per esempio per la studentessa non vedente perché le fosse reso accessibile il test, però il volontario in questo senso ha anche, come dire, il senso e il valore dell'accompagnamento umano. Giuliana ha fatto compagnia a questa ragazza prima del test e penso che forse questo per molti rappresenti anche molto più dell'aiuto a fare operativamente il test. Parliamo sempre di accompagnamento e quindi lascerei la parola a Martina Minucci, che è un'altra volontaria che ha sperimentato con noi un accompagnamento online. Quest'anno, eccomi. A parte i test, come dicevamo con Giuliana, gli studenti non ci sono stati, però per motivi, e quindi ci siamo inventati delle attività online che prima pensavamo, non dico impossibili, ma quasi. Eccomi, allora io sono Martina Minucci e principalmente ho svolto questa attività di accompagnamento online insieme a un altro mio collega. In pratica si tratta di incontri settimanali che noi facciamo con un ragazzo che principalmente aveva delle difficoltà, non riusciva magari a trovare la motivazione per studiare, la motivazione per magari far valere proprio la sua parola, il suo pensiero quando magari si trovava in gruppo. E diciamo che poi la pandemia soprattutto ha peggiorato, diciamo, questa sua condizione, scusatemi, perché comunque si tratta di una situazione di isolamento, quindi stando a casa il ragazzo non ha potuto magari andare all'università a studiare, cosa che prima faceva, non ha potuto quindi conoscere nuove persone, avere contatti con nuove persone e quindi noi diciamo che lo aiutiamo, è un'attività più che altro non tanto di supporto, perché sostanzialmente noi ci poniamo, come ha detto anche Giuliana prima, alla pari, abbiamo creato un rapporto, diciamo un rapporto come se fossimo tre amici, insomma. E è stata una situazione all'inizio comunque molto nuova per noi, perché accompagnamento online, cioè comunque incontri sul computer, incontri su Teams, però diciamo che ci siamo adattati, abbiamo avuto questa, diciamo, malleabilità, come dire, adattabilità, e siamo riusciti anche in questo caso a creare comunque un rapporto. Il ragazzo comunque è contento di fare questi incontri con noi, noi lo aiutiamo magari a studiare, gli chiediamo come è andato lo studio, gli chiediamo come è andata la giornata e diciamo ovviamente siamo seguiti da una psicologa, da una dottoressa, sia lui sia noi, che comunque ci dà delle dritte. Inizialmente ci ha presentato il ragazzo, ci ha detto un po' quelle che sono le sue difficoltà e periodicamente, quindi ogni settimana, ogni due settimane, noi abbiamo un incontro con questa dottoressa dove raccontiamo appunto la situazione di questo ragazzo, i suoi diciamo progressi sotto tutti i punti di vista.
E anche abbiamo anche un feedback comunque del ragazzo, perché lui mostra la sua voglia di continuare, diciamo, questi incontri, e sono, diciamo, un incontro che lui si aspetta, che vuole fare, e lo sentiamo anche noi, insomma, anche io e il mio collega. E diciamo che si è creato comunque un rapporto alla pari, parliamo di tutto e di più, per dire, dalle serie TV a problemi di vita, insomma problemi di tutti i giorni, come dire, della nostra età. Ed è stata una bella esperienza, nonostante sia stata fatta online, perché comunque all'inizio sembrava difficile, ma ci ha dato tanto. Penso che sia noi abbiamo dato a lui, nel nostro piccolo ovviamente, sia lui ha dato a noi, facendoci vivere, insomma, questa esperienza. Questa è la mia esperienza, insomma. Prendo spunto da quello che diceva Martina anche per spiegare un po' meglio. Martina accennava al fatto che lei e il suo collega sono stati seguiti da una psicologa del centro. Trattando con studenti con disabilità e DSA, negli anni abbiamo sperimentato come sia indispensabile guidare in qualche modo il lavoro degli operatori volontari. Martina è stata seguita assieme a Ivano, il suo collega, dalla dottoressa Nasti sul caso specifico, che quindi in qualche modo ha aiutato a creare la relazione tra i volontari e lo studente. Tutti i volontari che fanno capo alla nostra sezione sono poi supervisionati da la psicoterapeuta che lavora presso il nostro centro, che è la dottoressa Ricciardi, che aiuta il gruppo a lavorare assieme per tutto quello che è il percorso del progetto di servizio civile da noi. Quindi, ecco, Sinapsi è un corpo vivo che cerca di assieme far fronte a quelle che sono le difficoltà. Quindi gli operatori sono seguiti, oltre che dall'OLP, anche da quelli che sono i professionisti, che ciascuno per la propria competenza cerca di dare il massimo per rendere il lavoro di tutti il più sereno possibile. Lascerei la parola a Dario Quattromani, che è un altro operatore volontario, che ci può raccontare quella che è la sua esperienza. Io sto facendo parlare loro con l'obiettivo anche magari di suscitare degli interessi, dei quesiti che potete condividere con noi, in maniera poi da poterne parlare meglio e più diffusamente nella sezione delle domande successiva. Vai Dario. Salve, sono Dario Quattromani. Ho avuto modo nel corso di quest'anno di dedicarmi a diverse attività anche io. Mi sono occupato con i miei colleghi delle trascrizioni. Ho presenziato i talk a distanza da remoto e sostanzialmente mi sono reso disponibile su richiesta ad essere un lettore, quindi a leggere delle domande dei testi che gli studenti si trovano davanti. Un'attività simile fatta anche in presenza, siamo riusciti a farla anche in presenza in occasione delle prove di ammissione ai corsi di laurea. Una buona fetta però delle mie attività sono state destinate alla comunicazione, essendo stato parte della redazione web del centro. E in particolare, insieme al responsabile dottor Claudio Valerio, abbiamo lavorato sulla comunicazione delle attività svolte, dei progetti in cantiere e delle iniziative inerenti a delle importanti tematiche di cui ci siamo occupati. È stato un anno di attività a distanza e di smart working, e quindi è stato possibile ed è stato anche necessario accendere un po' i fari sulla comunicazione, per sentirci e far sentire un po' tutti più vicini. Abbiamo creato dei ponti con gli utenti e io stesso ho avuto modo di contribuire a pensare, creare e definire dei contenuti che fossero veicolo di informazioni importanti, sfruttando sia, diciamo, la forza di social, network, ma anche di comunicati stampa, ad esempio. Insomma, abbiamo lavorato su diversi canali. Ci sono state lunghe riunioni, confronti, abbiamo coinvolto altri volontari, ci sono stati brainstorming, in cui ci siamo interrogati sulla modalità per rendere ancora più efficace la comunicazione, lavorando sulla grafica, sul testo, curando l'immediatezza del messaggio senza tralasciare il contenuto.
insomma, operazioni mirate ad informare e a rispondere alle domande di chi vuole usufruire o conoscere maggiormente il centro. Io posso dire ai volontari che verranno che è stata un'esperienza bellissima, che fa quello che promette, arricchisce. Un confronto costante, la consapevolezza di essere stato utile, nel mio piccolo, non apprezzo. È stato un periodo duro, ma rispetto alla pandemia, ma l'attività mi ha aiutato a gestire la quotidianità. Quindi, insomma, io ne sono personalmente felicissimo di averla fatta, la consiglio a tutti. Grazie. Non è un caso che Dario sia nella comunicazione dopo questa pubblicità che ci, che ci ha fatto. Gli operatori volontari al Sinapsi sono parte attiva. Il fatto che siano giovani, giovani come i destinatari dei nostri servizi, li fa diventare una risorsa ancora più importante perché, come dire, ci aiutano anche meglio a focalizzare l'attenzione su i servizi che dobbiamo eventualmente implementare, migliorare per rispondere veramente ai bisogni dei giovani. Io ho iniziato a fare l'OLP che era il 2007 forse e allora, come dire, avevo mi ero appena laureata, quindi avevo chiaro che cosa fosse il mondo degli studenti universitari. Ora, per fortuna, che ci sono gli operatori di servizio civile che ci aiutano a, come dire, rifocalizzare la nostra attenzione. Chi viene adesso? Ci dovrebbe essere... Aspettate che... Recupero... Come? Francesca di Antidiscriminazione. Ah, ok, Francesca. Francesca ci porta l'esperienza di un progetto in qualche modo rimodulato causa Covid, per cui Francesca ha supportato il centro Sinapsi nella sezione antidiscriminazione, aiutando anche a riconvertire parte dei nostri servizi in attività online. Vai Francesca. Buongiorno, mi chiamo Francesca e, come è stato anticipato, ho svolto la mia esperienza di volontariato insieme ad altre due colleghe nella sezione di antidiscriminazione e cultura delle differenze. Sezione che intende promuovere al pari delle altre processi di inclusione, pratiche tese a preservare le pari opportunità, salvaguardando il dialogo interculturale e contrastando in particolar modo lo stigma sessuale, di genere e i crimini d'odio in ogni loro forma. Personalmente, grazie alla riprogrammazione delle attività in concomitanza del Covid, ho avuto la possibilità di proseguire la mia formazione in queste tematiche, avendo svolto nella stessa sede, prima di fare domanda per partecipare al progetto Sostenere per Includere, il tirocinio post lauream in psicologia. Malgrado quest'anno ci abbia costretti a distanza, ho trovato che il gruppo di lavoro sia stato altrettanto coinvolgente, permettendomi di sentirmi parte integrante delle attività che la sezione propone e responsabile di ciò che mi veniva affidato, perché non meno importante. Vi racconto proprio brevemente alcune delle attività più significative a cui ho preso parte. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a workshop esperienziali e alle attività di sensibilizzazione sulle tematiche relative alle discriminazioni connesse a genere e orientamento sessuale, ovviamente rimodulate per essere altrettanto efficaci anche a distanza. Siamo state coinvolte attivamente anche nella creazione di contenuti social per le varie campagne e le rubriche portate avanti dalla sezione. Abbiamo partecipato al ciclo di incontri di antenne satelliti che quest'anno ha ospitato esperti in materia e testimoni privilegiati che condividono le proprie esperienze e si mettono a disposizione per rispondere ad eventuali domande. E incontri che per me hanno rappresentato occasione di approfondimento. Siamo state coinvolte in attività di ricerca nell'ambito della progettazione europea, che ci hanno permesso di imparare ad orientarci tra gli articoli scientifici più recenti sulle tematiche,
attraverso l'utilizzo di motori di ricerca ad hoc e quindi di esplorare nel dettaglio il panorama attuale e le tematiche di riferimento. Abbiamo avuto un assaggio dell'attività che porta avanti il consultorio Incontra, anche che è nato da una sinergica collaborazione tra il Centro di Ateneo Sinapsi e l'ASL Napoli 3 Sud, che accoglie le persone transgender e con identità non binarie per sostenerle nella loro esperienza di consapevolezza. In generale abbiamo partecipato alla realizzazione delle attività, condividendone il processo di ideazione e messa in pratica. Ci sarebbe tanto altro da raccontare, ma uno degli aspetti che mi ha colpito particolarmente della sezione è stata la capacità di prestare attenzione e tenere in seria considerazione le attitudini, gli interessi e il background di chi partecipa alla realizzazione del lavoro del team. Io, ad esempio, venendo da una formazione in psicologia, ho avuto la possibilità di confrontarmi anche attraverso quel tipo di sguardo, così come altre persone che, portando vissuti ed esperienze differenti, hanno potuto integrarle nel contributo che offrivano. E penso che sia una risorsa fondamentale per poter ritrovare e dare un senso al proprio lavoro. Posso dire di aver alimentato e arricchito attraverso questa esperienza le mie competenze, stando al passo con il gruppo con un gruppo di lavoro strutturato e cercando di avere un certo grado di flessibilità che questo tipo di pratica prevede. E penso di fermarmi e grazie per l'attenzione. Francesca è laureata in psicologia e ha interagito con un gruppo formato da psicologi. In effetti è un caso, tra virgolette. Il Sinapsi ha sempre enfatizzato la caratteristica di essere un gruppo multidisciplinare. Riteniamo indispensabile nel lavoro che noi facciamo riuscire a prendere quello che di buono ciascuno può dare, attingendo a quella che è la propria professionalità e a quelle che sono le proprie competenze. Quindi ben vengano per noi operatori volontari che afferiscono a qualunque altro contesto che non sia solo quello psicologico. Io sono un ingegnere. Negli anni c'è sempre stato qualche studente o neolaureato in ingegneria che ha contribuito ai nostri progetti di servizio civile. Quindi da questo punto di vista massima apertura e non sicuramente una preclusione rispetto ad altre esperienze di provenienza. Lascerei la parola a Lina. Eccola qua, la vedo adesso. Buongiorno a tutti, mi sentite? Allora, io sono Lina, ho iniziato il servizio civile subito dopo la mia laurea magistrale. Mi sono laureata nel 2019 in filologia moderna, quindi insomma conoscevo il centro Sinapsi fondamentalmente perché ricordo che quando salivo le scale, diciamo, per andare a seguire i corsi, incontravo sempre la porta del centro. E subito dopo la mia laurea, mi sono appunto laureata in filologia moderna con specializzazione in linguistica, ho appunto iniziato la mia esperienza di volontariato. In particolare presso la sezione per il successo formativo, che, come si diceva all'inizio, è una sezione che si occupa fondamentalmente di supporto per ragazzi che incontrano un qualsiasi tipo di difficoltà, diciamo, nel corso del loro appunto percorso accademico. Ho lavorato con altre due ragazze volontarie, Laura e Lucia, e devo dire la verità, ci siamo occupate di fondamentalmente attività di supporto,
Supporto in che senso? Ci siamo sì occupate di attività di supporto per quanto riguarda il back office, quindi fondamentalmente ci siamo occupate di attività d'ufficio. Ci siamo occupate di attività di supporto per quanto riguarda appunto il supporto stesso alle attività promosse dalla sezione, che potevano essere workshop o anche diciamo incontri di gruppo psicologici chiaramente. E poi ci siamo occupati di un'attività piuttosto trasversale che è stata comune un po' a tutti, diciamo anche a tutte le sezioni, e che è stata quella del, diciamo, della comunicazione. Giustamente per ogni attività che la sezione ha promosso è stato necessario chiaramente pubblicizzare tutte queste attività e renderle appunto accessibili e pubbliche. Insomma ai fruitori. Nello specifico per quanto riguarda la mia esperienza ho chiaramente, come dicevo prima, ho sicuramente condiviso l'esperienza con altre due ragazze che hanno diciamo una personalità completamente diversa dalla mia, perché Laura è psicologa mentre Lucia è laureata in scienze della comunicazione, quindi si occupa principalmente della scrittura, della pubblicizzazione di contenuti, è un'esperta in questo. Io devo essere sincera, vengo da una facoltà che è per così dire molto in astratto e molto cervellotica, voglio dire, molto anche concettuale, e è stato un mio primo approccio al mondo del lavoro. Ho cercato di prendere questa esperienza come se fosse stata una vera e propria opportunità alla comprensione di quello che è il mondo del lavoro al di là della, diciamo della conoscenza universitaria e del percorso universitario. Chiaramente sono entrata al Sinapsi con delle basi molto, diciamo, che riguardavano fondamentalmente quello che avevo studiato, però ho cercato di avere la mente molto aperta e di imparare diciamo di acquisire nuove competenze, tra cui quella dell'utilizzo chiaramente dei computer, che fondamentalmente si è anche un po' trasformata in questo periodo, perché abbiamo dovuto fare praticamente tutto col computer, abbiamo dovuto specializzarci in un arco di tempo molto molto breve. E poi, devo essere sincera, ho anche cercato di acquisire competenze riguardo appunto tecniche di pubblicizzazione e in particolare per la creazione di contenuti di grafica e multimediali. Insieme a Lucia ci siamo anche occupate di stesura più che altro di, diciamo, di supporto alla stesura di articoli di giornale. E però su questo Lucia è stata molto più brava di me e niente, chiaramente, come è stato detto anche dalle altre volontarie e anche da Dario, insomma, questa è stata un'opportunità per acquisire nuove competenze che sì, sono competenze tecniche, ma fondamentalmente sono anche delle competenze formative. Chiaramente quello che ci è stato richiesto e che abbiamo imparato è stato chiaramente la competenza alla collaborazione, la capacità di collaborare, di fare gruppo, di capire chi fosse più opportuno per determinate attività, di darci spazio, ma anche quello è stata anche un'opportunità per capire cosa sia il dono della tempestività e anche quello dell'improvvisazione, il famosissimo dono dell'improvvisazione, che in realtà non è così, è il dono dell'adeguamento. Cioè, noi lo chiamiamo improvvisazione, però secondo me è anche molto una capacità di adeguarsi al contesto e la capacità di imparare rapidamente qualcosa per adattarsi al contesto. Credo che sostanzialmente io ho imparato questo da questo percorso, che è stato molto bello, mi è piaciuto molto, e niente, questo. Grazie mille Lina, grazie per le parole con cui hai chiuso il tuo intervento.
Lascio la parola a Miriam che ci racconta un altro aspetto del progetto di servizio civile. Miriam, non ti sentiamo? Ecco, credo adesso okay. Sì. Scusatemi, salutavo tutte e tutti, io sono Miriam e sono una volontaria della sezione SPO, Servizi di Promozione dell'Occupabilità, dove ho trovato un ambiente molto professionale, accogliente e con tanta cura nei confronti di noi volontarie. Nel raccontarvi qual è stata la mia esperienza, sento di condividere con voi non solo quello che è stato il mio contributo e quindi le attività in cui sono state coinvolte, ma anche quello che ho sentito di prendere e di portare con me da questa esperienza che ormai giunge al termine. Ed è stato tanto, insomma, sento che in molti campi e molti aspetti di me ne esco rafforzata e cresciuta, e questo grazie anche alla varietà, insomma, di attività in cui sono stata coinvolta, da attività di gruppo insieme alle mie colleghe volontarie, in cui sono riuscita comunque a migliorare la mia capacità di lavorare insieme, di cooperare o di gestire le relazioni con le operatrici e le referenti della sezione, e attività individuali invece in cui ho messo a fuoco meglio la mia capacità di lavorare in maniera autonoma, anche creativa. Fra le varie attività in cui noi volontari della sezione SPO siamo state coinvolte, c'è sicuramente nel lavoro di gruppo la creazione di contenuti originali per la promozione dei servizi offerti dalla sezione sui canali social, e che quindi ha messo in campo proprio una capacità, rafforzato la capacità di comunicare in maniera efficace, di mettersi nei panni dell'altro e percepire come renderlo e passarlo al meglio. O ancora abbiamo avuto l'opportunità di partecipare come osservatrice ai laboratori interattivi condotti dalla dottoressa Capo, e quindi di migliorare le nostre capacità di osservazione critica e di analisi, insomma, del processo che davanti ai nostri occhi prendeva corpo, come di osservare i prodotti finali dei laboratori dei ragazzi nella forma multimediale del digital curriculum. O ancora nelle attività individuali siamo state coinvolte nell'elaborazione dei profili di bilanci di competenze. E questo ha sicuramente chiamato in campo tante nostre competenze anche digitali, nel confrontarci e sperimentarci con delle attività per noi nuove, ma anche ci ha dato tanta responsabilità nel prenderci cura dei dati e delle informazioni degli studenti che con fiducia, insomma, si affidavano al servizio e ci raccontavano qualcosa di sé. A questo proposito, un'attività che per me è stata molto interessante e arricchente, anche in base al mio background, insomma, la mia formazione psicologica come psicologa, ho avuto l'opportunità di collaborare all'elaborazione narrativa di alcuni prodotti autobiografici degli studenti. Che sono stati prodotti all'interno dei loro percorsi, e confrontarmi con quei testi, insomma, ha veramente messo in campo tutte le competenze empatiche, analitiche, che ci portavano a confrontarci con quel testo e a proporne un'elaborazione e una restituzione. Sono molto grata per aver compiuto questa esperienza e sento anch'io che sicuramente le caratteristiche contestuali, il momento storico in cui è stata svolta, che quest'anno, insomma, di pandemia e servizio civile per me ha sicuramente stimolato una grande capacità di adattamento a questa situazione, anche di riorganizzare quelle che sicuramente possono essere state le aspettative, come avevamo immaginato questo servizio civile, ma di rimodularlo, di mettere in campo tutta la flessibilità possibile per offrire, insomma, un servizio civile nuovo, un'esperienza che sento mi abbia arricchita tanto. Grazie mille Miriam.
Ci ha raggiunto il professor Pepino, che è il delegato del rettore per la disabilità e DSA dell'Ateneo e è il responsabile della sezione disabilità e DSA, nonché quello che di fatto ha insistito, messo in piedi questa esperienza del servizio civile all'interno del Sinapsi, quando in realtà ancora il Sinapsi non esisteva in quanto tale. Lascio la parola al professore. Alessandro. Professore? Non c'è audio? Sì, ecco qua. Grazie Corinna per aver fatto questo, per aver ricordato e per mi scuso per essere intervenuto adesso, ma avevo un'audizione con un urlo di valutazione che era un momento particolarmente delicato. Ascoltando la testimonianza delle volontarie, e io devo dire la verità, mi stupisco sempre di quanto mi ritenga, quanto sia stato fortunato a poter essere io ad aver iniziato questa esperienza e ad avere dare l'opportunità ogni anno a 50 ragazzi di poter fare un'esperienza di lavoro, un'esperienza di solidarietà, un'esperienza umana che va avanti oramai da 15 anni ed è il più grande progetto di servizio civile in ambito universitario ed è un progetto che migliora sempre. È una soddisfazione grande, enorme dare a tutti quanti voi questa opportunità di stare dentro anche in un posto dove le persone ci credono, perché io ci credo. Maria Francesca, Annalisa, Maura, Paolo, Valerio e tutti gli operatori, Corinna, tutti quelli che troverete all'interno di Sinapsi sono persone che ci credono, persone con le quali quindi avrete sempre un momento di ascolto, un momento di valorizzazione, avrete sempre la consapevolezza di essere un'opportunità per l'Ateneo e per tutti la nostra utenza, un'opportunità insostituibile. Io lo dico sempre, mi ripeterò per l'ennesima volta, Sinapsi c'è perché ci sono i volontari, perché altrimenti senza i volontari Sinapsi perderebbe la sua anima. Quindi è un momento enorme questo anche di confronto per me non so come trovare le parole per dire quanto sia importante per noi il vostro contributo, la vostra motivazione, la vostra sensibilità e quanto possa essere importante per voi questo attimo, questo periodo di confronto e di esperienza. Quindi ecco, non voglio dire altro perché sembrerebbe quasi proprio lo sfogo di una persona anziana nei confronti di tanti giovani. Ecco, mi fermo qua e veramente auspico e mi auguro di trovarvi poi sul campo a confrontarci e a lavorare nell'interesse dei nostri studenti. Un saluto a tutti, grazie. Mi permetto di dire che il professor Pepino è sempre il più sentimentale tra di noi, a dispetto dell'essere un ingegnere. Torniamo un po' con i piedi per terra e direi di passare a un rapidissimo saluto da parte di alcuni dei professionisti che lavorano nelle quattro sezioni del centro, così magari al di là delle nostre facce iniziate a vedere anche gli altri che si spera conosciate quando partirà il nuovo progetto di servizio civile. Manteniamo l'attenzione sulla sezione disabilità e DSA. E chiamo a parlare Alfonso Gentile. Buongiorno. Io mi colloco in quell'ambito un po' particolare di aver avuto anche la fortuna di essere volontario di servizio civile prima di diventare professionista al centro, quando il centro ancora non esisteva in realtà all'epoca.
E poi ecco, adesso la fortuna ulteriore di poter essere OLP dei nuovi volontari di servizio civile che entrano di anno in anno, si alternano nei vari progetti. È sicuramente un'esperienza formativa, un'esperienza che ci mette molto in gioco, dico ci mette perché sia perché sono stato operatore, volontario, e sia perché come OLP sento che nel rapporto con i ragazzi e le ragazze che seguo come OLP appunto all'interno del progetto, si crea insomma sempre una certa connessione, uno scambio, un dialogo che è utile e formativo per entrambi. E quindi insomma sicuramente è un'esperienza che ti mette in gioco, ti mette di fronte a esperienze nuove, ecco, ci fa uscire anche da quella percezione un po' idealizzata del rapporto con le difficoltà delle persone, potendole vedere, sostenere, insomma, quindi cercare di dare alle persone la possibilità anche di superarle per quanto possibile, favorendone la partecipazione ai contesti universitari. E quindi in quest'ottica, insomma, sono contento che ci sia questo progetto, che insomma che ci sia attenzione rispetto a questo progetto. Sappiamo che sono già arrivate un buon numero di domande, l'importante è che crescano anche, che ci siano sempre più persone che possano essere interessate a questo tema e mettersi in gioco per poter cogliere questa opportunità. E insomma, mi fermerei qui giusto per dire che insomma come attività l'esperienza mi dice che insomma dopo questo anno le persone hanno la possibilità di effettivamente toccare con mano una crescita, che non è solo la crescita nelle conoscenze, ma è proprio la crescita nella capacità relazionale, nella capacità di avere a che fare con le persone, di gestire situazioni con la collaborazione ovviamente di noi OLP e professionisti del centro, situazioni anche complesse, insomma, e quindi c'è la possibilità di effettivamente fare un'esperienza che poi può diventare un bagaglio non da poco da mettere insomma in quella cassetta degli attrezzi che ognuno di noi poi costruisce per la vita. Ok, adesso lascio la parola a Cecilia Montella, che è una professionista della sezione antidiscriminazione e che magari vi può dire qualcosa rispetto a che cosa vi aspetta nella sezione. Grazie Corinna e buongiorno a tutti e a tutti. Io sono Cecilia Montella e sono una psicologa della sezione antidiscriminazione. Mi ha colpito molto, ecco, mi hanno colpito tutti i racconti delle esperienze che i ragazzi hanno potuto compiere lo scorso anno e mi ha colpito ovviamente, mi hanno colpito alcune parole che ha raccontato Francesca, no? Perché la sezione si occupa di prevenire e contrastare discriminazioni all'interno dell'università, ma anche poi all'esterno. E come abbiamo fatto, diciamo, in questo periodo così particolare di pandemia, che ci ha impedito di occupare fisicamente gli spazi all'università? Abbiamo cercato di rimodulare tutte le nostre azioni che si basano proprio sul contrasto dello stigma sessuale di genere attraverso il virtuale. È stato tutto molto più complesso, è stata complessa anche la relazione che abbiamo potuto costruire poi con i nuovi volontari che non abbiamo mai incontrato fisicamente, ma nonostante ciò si è riuscito a creare un team, come diceva Francesca prima, e un gruppo che è riuscito ad andare incontro a quelli che erano anche i bisogni di ciascuno e ciascuna volontario o volontaria, e anche tenendo conto delle vulnerabilità dei vari membri, ecco, del gruppo. Quindi tengo molto a sottolineare che si è posta, ecco, l'attenzione proprio su quelli che sono anche le esigenze formative e il background di ogni volontario o volontaria che ha partecipato al servizio civile, e si è cercato appunto di valorizzare quello che era il background formativo. Un altro esempio che mi viene in mente, ricordo un paio d'anni fa c'era stato un volontario che aveva, ecco, appunto una grande esperienza
expertise nell'ambito del giornalismo. La sezione ha anche una newsletter mensile che pubblica e i contributi, ecco, forse più rilevanti provenivano proprio da questo volontario che aveva questa expertise nel, nell'ambito del giornalismo e appunto scriveva degli articoli, ricordo, ecco, anche molto molto belli. Quindi la ricchezza anche di questa esperienza è la possibilità forse di mettere anche in gioco quello che è il proprio background, quella che è la propria conoscenza e quelle che sono le proprie competenze pregresse. Quindi io vi faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza che spero appunto vi accingiate a, a compiere, e per qualsiasi altra, altro dubbio, domande o curiosità resto a disposizione. Grazie. Perfetto, Cecilia, lascio la parola a Marianna Capo, che spero di vedere a momenti. Ok, Marianna è una professionista della sezione per l'occupabilità e però è anche quella che accompagna gli operatori volontari nel percorso di bilancio delle, delle competenze. Vai Marianna. Buongiorno a tutti e a tutte. Rispetto alle specifiche attività che fanno i volontari, io non dirò nulla, perché già la professoressa Striano e Miriam Musella, la volontaria SPO, sono state perfettamente, diciamo, esaustive. Mi preme però precisare quella che è, diciamo, la finalità, la mission di SPO, della sezione SPO, che è la promozione dell'occupabilità, ma ancor prima la promozione della consapevolezza di se stessi. È proprio da questo punto di vista, in quest'ottica, che SPO, sia in entrata che in uscita, porta avanti il bilancio di competenze con tutti i volontari. Voi avete poco fa ascoltato i discorsi di Giulia, di Francesca, di Letta, di Dario, di Lina, di Miriam. Io, se penso solo a quando li ho incontrati in entrata, alla loro presentazione in entrata e a come li ho sentiti adesso, ovviamente sono molto contenta, perché colgo una trasformazione. Il servizio civile è un'opportunità trasformativa. Noi pochi giorni fa abbiamo completato con i volontari il percorso di bilancio delle competenze in uscita, quindi con la produzione e la realizzazione da parte dei volontari di un digital portrait, quindi di un autoritratto digitale. E in questo, diciamo, prodotto, che è anche un processo, si rileva tutta la trasformazione che i volontari compiono durante tutto l'anno del servizio civile. Ecco perché io sono qui anche a invogliarvi, incoraggiarvi a implicarvi senza esitazione in queste attività che SPO come sezione porta avanti, perché è un'opportunità per voi per rilevare la vostra trasformazione e quindi giungere ad una maggiore autoconsapevolezza di voi stessi, che è sicuramente fattore di inclusione nella società, ma anche nel mondo del lavoro. Penso di aver... Grazie mille Marianna. Sì, ora un saluto da parte della dottoressa Masara Cutolo della sezione per il successo formativo. Per le 13:15 massimo vorrei però passare alle domande da parte del, insomma, di chi ci ha seguito in questo webinar fino a questo momento. Vai Anna Sara. Ok, assolutamente, sarò brevissima. Salve a tutte e a tutti. Allora, i servizi per il successo formativo si occupano in qualche modo del successo all'università, laddove per successo accademico si intende la possibilità che ogni studente trovi in qualche modo una propria strategia affinché l'università possa essere appunto un'esperienza inclusiva e da un punto di vista emotivo, relazionale e da un punto di vista proprio, insomma, del percorso accademico strettamente inteso. I servizi, diciamo, all'interno di quest'area sono vari, vanno dalla
consulenza psicologica, ai counseling di gruppo rivolti agli studenti in ritardo con media bassa, alle community learning, cioè gruppi diciamo di laboratoriali monotematici che si occupano di lavorare in gruppo appunto sull'ansia d'esame, insomma il self-management, la gestione del tempo, tutta una serie di aspetti connessi in qualche modo e trasversali all'esperienza universitaria. Diciamo che i volontari nell'ambito della nostra sezione hanno la possibilità di rappresentare un supporto e un affiancamento rispetto a tutti diciamo, i servizi in qualche modo svolgono una funzione importante dal punto di vista sia proprio dell'osservazione di certi processi, di certe dinamiche, sia da un punto di vista della possibilità di poter proporre degli aspetti diciamo innovativi, delle questioni su cui poter lavorare, essendo anche, come dire, in una fase, in un ruolo un po' più transizionale, no? Non sono magari più studenti, molti magari hanno terminato da poco l'università o stanno per chiudere, ma al tempo stesso non sono adulti da un punto di vista proprio dell'identità professionale. Quest'anno in particolare hanno collaborato con la nostra sezione, soprattutto data insomma la circostanza della pandemia e quindi l'iperutilizzo della tecnologia, sono state il gruppo di volontari particolarmente utili proprio nel poter creare, investire, in qualche modo esplorare delle modalità di comunicazione relative soprattutto all'utilizzo dei social per poter fornire agli studenti una ulteriore possibilità di stare in contatto attraverso delle rubriche narrative di confronto sulle tematiche universitarie che abbiamo realizzato sulle pagine insomma Instagram e Facebook del centro. Credo che sia una bellissima esperienza quello del servizio civile a Sinapsi, ora voglio dire indipendentemente dall'area specifica di riferimento, perché ogni area poi si fa carico di declinare il mandato dell'inclusione in una maniera più propria alle questioni specifiche di cui si occupa, però in senso più esteso si può sicuramente dire che a Sinapsi sta a cuore che gli studenti stiano bene all'università e in questo senso quindi i volontari del servizio civile rappresentano un motore importante di tutto questo organo diciamo complesso che è il centro, perché diciamo subentrano da un punto di vista operativo e anche da un punto di vista, ripeto, della possibilità di creare, proprio di investire da un punto di vista della creatività e della possibilità di portare anche diciamo un proprio contributo rispetto al modo in cui i nostri servizi funzionano, quindi sono, come dire, accolti e desiderati. Io vi faccio grande in bocca al lupo e vi auguro buon proseguimento. Quattro sezioni, quattro anime del centro e poi c'è la comunicazione che ci sostiene e ci consente di proporci a tutti i nostri studenti. A gestire la comunicazione del centro c'è il dottor Valerio, che in questo anno strambo ha avuto un gran bel da fare e ci ha aiutato non poco anche a supportare gli operatori volontari presso di noi. Vai Claudio, hai giusto due minuti, te lo posso dire. Sarò velocissimo, quindi un saluto a tutti e come potete immaginare ora mi trovo a gestire in questo momento insieme a Marco Tamboro, che è il tecnico, questa comunicazione, siamo anche live su Facebook, come dire, da parte nostra c'è una grandissima attenzione diciamo alla comunicazione e soprattutto anche diciamo all'individuazione di nuove strategie di comunicazione che possano sempre tenere presente diciamo come minimo comune denominatore l'inclusione. Quindi ricordo velocemente che siamo presenti su tutti i canali social, basta cercarci diciamo come centro Sinapsi. Detto ciò, volevo ringraziare in questa fase, diciamo, per me anche è stato un anno di esperimenti dal punto di vista proprio del lavoro sulla comunicazione e sono un po' dispiaciuto e rammaricato del fatto che questo progetto volga al termine, nel senso che comunque sono i volontari di servizio civile per me hanno rappresentato diciamo, la quotidianità e li ringrazio tutti per aver lavorato con tanto entusiasmo. E niente, giusto un saluto e grazie ancora. Allora, andiamo alle domande. Giusto per, come dire, seguire un criterio, partirei dalle domande che ci sono state poste qui sulla chat di Zoom.
Il servizio civile si svolgerà in presenza? Boh, non lo so, non so che cosa succederà nemmeno fra una settimana qua in Campania, figuriamoci se possiamo essere certi di quello che succederà presumibilmente in primavera, quando partirà il nuovo progetto di servizio civile. Il bando del Dipartimento non preclude la possibilità che si possano mantenere le attività anche da remoto, cosa che è successa per questo progetto di servizio civile. Molto dipende da quello che è il contesto epidemiologico e da quelle che saranno poi le norme di sicurezza imposte dall'Ateneo. Con tutta probabilità, almeno per la primavera e per l'estate, immagino che si manterrà di sicuro almeno una modalità mista, quindi quando sarà necessario, in virtù delle attività che andranno svolte, gli operatori potranno stare presso le sedi del centro Sinapsi, ovviamente con la garanzia del rispetto di tutte le norme di sicurezza imposte dal nostro Ateneo, e altrimenti si procederà con attività da remoto. Il prossimo anno accademico. Sì? Posso dire una cosa su questo? Io vorrei anche, perché questo è un tema molto delicato, per cui mi fa piacere anche che sia presente il Deus Ex Machina, che è l'amico Enrico Borrelli. Allora, quando c'è stata il primo lockdown, c'è stato un momento ovviamente di grande confusione e difficoltà, perché siamo stati proiettati in una situazione nuova, per la quale le attività che erano previste in presenza sono state fatte a distanza, e quindi è stato importante ridefinire anche la modalità per fare il progetto. In particolare il nostro Sinapsi ha previsto in quella sede anche dei gemellaggi per i quali i volontari avessero modo di svolgere la loro migliore esperienza possibile, perché ricordate che questa è una linea direttiva. I volontari devono poter fare il loro progetto secondo quelle che sono le indicazioni previste all'interno del bando. E quindi e naturalmente si è dovuto intervenire in maniera emergenziale su una situazione non prevista. Ora le situazioni sono state previste, quindi noi sappiamo quello che al quale possiamo andare incontro. Quindi abbiamo già idee chiare su come provvedere, e peraltro, mentre prima in fase prudenziale, in una situazione di epidemia, tendenzialmente si tendeva a tenere gli studenti e i volontari a casa, ora la situazione è a regime, esistono le regole all'interno delle amministrazioni, quindi all'interno dell'università, quindi i volontari sono tra virgolette tenuti a seguire le regole dell'amministrazione. Quindi se l'amministrazione svolge attività in presenza, i volontari faranno attività in presenza. Se l'amministrazione ritiene che ci debbano essere persone che possono lavorare da casa, i volontari potranno lavorare da casa. Quindi non c'è, mentre prima era un contenitore a parte questo del progetto di servizio civile che andava tutelato, perché la situazione che si era rappresentata era una situazione non prevista, ora viceversa è stata ampiamente prevista. Tanto per dirne una, ad esempio è stata prevista anche la possibilità, ma l'eventualità, che i volontari si debbano vaccinare, nel senso che se per svolgere attività in presenza e le attività sono previste, per cui ci saranno delle attività in presenza che riservate al personale, ma riservate anche ai volontari, sarà data la possibilità di vaccinarsi, ovviamente a carico dell'amministrazione. Quindi questo è un tema sul quale dobbiamo essere estremamente chiari. Grazie Corinna. Mi si chiedeva in chat quando partirà il progetto di servizio civile. Non abbiamo ancora un'idea, una data certa per l'avvio del prossimo progetto di servizio civile. Ci sono delle date ipotizzate dal Dipartimento. Sicuramente la prima data utile, ma non è detto che sia quella di partenza del nostro progetto, è il 30 aprile.
Quindi comunque stiamo parlando di un progetto che si avvierà in primavera. Negli ultimi giorni abbiamo, a meno che non ci siano domande da parte di qualcuno che sta seguendo adesso questa diretta, proporrei di passare a rispondere alle domande che abbiamo raccolto negli ultimi giorni e che ci sono pervenute attraverso i nostri canali social. C'è una domanda che ritorna in forma diversa in più occasioni. Il servizio civile è compatibile con un altro lavoro? La risposta è sì, però dipende dal tipo di lavoro con cui viene richiesta la compatibilità. Il nostro è un progetto di servizio civile da 25 ore settimanali. 25 ore settimanali che sono distribuite su 5 giorni. In taluni casi eccezionali può essere che nei 5 giorni sia compreso anche il sabato. Questo ci è capitato qualche volta, per esempio quando il centro Sinapsi doveva partecipare a degli eventi di comunicazione, dei convegni. Quindi manteniamo la possibilità che qualche volta possa essere necessario lavorare di sabato, chiaramente massimo 5 giorni a settimana, orientativamente, mediamente 5 ore al giorno. Non abbiamo un orario di servizio certo che io vi posso dare in questo momento. Tendenzialmente si seguono quelli che sono gli orari della sezione, quindi generalmente io vi posso dire che se si svolgono attività in sezione, queste vanno orientativamente dalle 9 sino alle 14. Prendiamo però il caso della sezione disabilità e DSA. L'attività che l'operatore volontario è chiamato a svolgere può essere quella di accompagnamento dello studente, quindi di supporto allo studente nella frequenza dei corsi. A quel punto l'attività sarà in qualche modo vincolata a quelli che sono gli orari dello studente. Quindi potrebbe anche essere che il volontario debba svolgere servizio in orario pomeridiano. Chiaramente questo significa che il tutto è organizzato sull'orizzonte temporale della settimana in maniera tale che si rispetti quello che è il vincolo delle 25 ore complessive. Quindi anche l'orario è legato a, diciamo alla specifica attività che si è chiamati a svolgere. Questo significa che non è possibile fare altro, si può fare altro, l'operatore volontario può essere un impiegato, nel senso può essere un dipendente di un altro ente, di un'altra organizzazione. Quello che si dovrà verificare è se c'è la possibilità di cumulare il monte ore. Tipicamente si dà per scontato che una persona non possa lavorare più di 40 ore a settimana. Quindi l'attività lavorativa che il volontario eventualmente può svolgere dovrà essere compatibile con le 25 che già deve svolgere nell'ambito del servizio civile. Questo vale anche se stiamo parlando di smart working, perché ci si chiedeva per esempio se fosse compatibile l'attività di servizio civile con un contratto Covid. Sì, tecnicamente è compatibile, a patto però che non si superi quello che è il monte ore e che, come dire, l'attività lavorativa si svolga in un orario compatibile con quelli che sono gli orari della sezione presso la quale si svolgeranno le attività. Una domanda un po' più... Posso dire una cosa solo su questo punto, è come un criterio generale. Fa fede la nostra linea direttiva che, tra virgolette, è l'interesse dello studente. Quindi, questo lo dobbiamo avere ben chiaro in tutti. Noi potremo, diciamo, venire incontro e ragionare sempre con questo faro. Noi abbiamo la nostra utenza e lo studente che deve essere sostenuto. Nel rispetto di questo faro poi il resto deriva, però deve essere questo ben chiaro in testa, perché questo è il nostro elemento
di riferimento, sia per gli operatori che per i volontari, eccetera. Grazie. Ci è stato chiesto se percepisco la disoccupazione, posso partecipare al progetto di servizio civile? Sì, nel senso che in presenza di NASPI è possibile partecipare al servizio civile, il punto è che il rimborso NASPI a questo punto subisce una riduzione. Il valore percentuale di questa riduzione però è un qualcosa che deve essere valutato possibilmente con un commercialista in base a quelle che sono le condizioni reddituali all'interno del contesto familiare. Quindi sì, è compatibile, ma è ovvio che ci sarà una riduzione di quello che è il rimborso di disoccupazione. Un'altra domanda simile più o meno. Posso fare servizio militare se faccio servizio civile? Ce lo siamo appena detti. Il servizio militare rappresenta una diversa attività lavorativa, quindi la vedo un po' difficile, non da un punto di vista, come dire, filosofico, ma proprio nell'ordinario, nel senso che penso sia difficile riuscire a tenere in piedi due lavori che presuppongono sicuramente molto più di 5 ore di lavoro. Un'altra cosa su questo, perché questo è un tema che ricorre in generale. Allora, il servizio civile si può fare una volta nella vita, non è che se ne possono fare una all'anno. Quindi proprio quando molto spesso mi chiedono consiglio, eccetera, il momento migliore per fare il progetto di servizio civile è quando ci stiamo affacciando al mondo del lavoro. Perché ovviamente avendo meno di 28 anni abbiamo magari una fase di transizione, ci siamo appena laureati, ci stiamo per laureare, stiamo per entrare in quel momento di limbo e di vuoto nel quale non siamo né carne né pesce, perché magari non siamo più studenti, eccetera. Ecco, allora quello è il momento ideale, perché uno riesce a riempire quel gap, riesce a avere quel momento della vita nel quale si guarda intorno e contestualmente può fare un'esperienza forte di lavoro e di solidarietà. Farlo quando si è appena iscritti all'università, ad esempio, per me è una sciocchezza, perché se ti sei iscritto all'università sei uno studente, fai lo studente, studi, impegnati, avrai tanto tempo per fare il progetto di servizio civile più in là. Quindi voglio dire, anche renderlo più o meno compatibile con altre attività nelle quali, voglio dire, emerge come il servizio civile può anche essere un momento di reddituale, ecco, consentitemi, questa cosa mi lascia così un po' perplesso, però poi naturalmente questo non voglio entrare nella sfera di scelta individuale. Mi taccio. Sicuramente il progetto di servizio civile è compatibile con la frequenza universitaria. Meglio, mi spiego. Uno studente sicuramente può scegliere di fare il volontario di servizio civile. Il punto è che chiaramente scegliere di fare servizio civile significa anche dover mettere in secondo piano, per esempio, la frequenza dei corsi, perché non è detto che seguire un corso sia compatibile con l'attività che si svolge in presenza nelle sedi di servizio civile. Quindi pensate bene se state avviando adesso il vostro percorso universitario, se effettivamente questo è il momento per anche deconcentrarsi e impegnarsi in un altro percorso come può essere quello del servizio civile, che al di là dell'impegno anche fisico è anche un impegno mentale. Voi avete sentito operatori di quest'anno che vi raccontavano la loro esperienza di impegno con la persona che seguivano, e quindi significa anche disorientarsi rispetto a quello che è il percorso universitario. Quindi rifletteteci bene, insomma. Si chiedeva se ci sono delle ferie nel servizio civile. Non è corretto dire ferie. Nell'ambito del progetto di servizio civile, dell'anno di servizio civile, ovviamente viene riconosciuta la possibilità di assentarsi dal servizio, e si riconoscono fondamentalmente due diritti, che sono quelli del permesso e del cosiddetto permesso straordinario.
su un anno di progetto di servizio civile ci sono 20 giorni di permesso che l'operatore volontario richiede concordandoli ovviamente con l'OLP e concordandoli in base a quelle che sono le attività della sezione presso la quale lavora. A queste si possono aggiungere dei permessi che, come dire, sono extra rispetto a quei 20 e che per esempio possono essere utilizzati per sostenere degli esami universitari, solo ed esclusivamente universitari, quindi non esami di specializzazione, master o quant'altro, oppure magari per la donazione di sangue, per la partecipazione a eventi elettorali. Quindi così ho risposto in blocco altre tre domande. Se scelgo un codice che rispetta determinate attività, io farò solo quelle, quelle determinate priorità oppure c'è il rischio di fare anche altre attività? Immagino che qui si facesse riferimento alla scelta della sede e quindi delle attività su quella sede. Le graduatorie sono graduatorie che hanno valore su singola sede. Quindi se ci si candida per intenderci per la sede di Porta di Massa, ovvero per le attività a supporto delle sezioni per il successo formativo e per l'occupabilità, si sta in graduatoria per quella sezione e quei posti. È ben difficile che si possa essere spostati da una graduatoria all'altra. Non ho certezza in questi termini in questo momento, dipende molto dal dipartimento quali saranno le regole pratiche che si darà in sede di valutazione. Una domanda adesso in chat: è previsto un calendario per i colloqui di selezione? Sì, certo, chiuso il bando il prossimo lunedì alle 14. Amesci gestirà il percorso di valutazione delle domande pervenute, inviate al Dipartimento, queste poi si stabiliranno dei calendari. Noi daremo ampia comunicazione sul nostro sito e sui nostri canali social dell'avvio dei colloqui di selezione. Quindi continuate a seguire il nostro sito, continuate a seguire i nostri social per rimanere aggiornati rispetto al prosieguo delle selezioni. Io non ho altre domande già formulate, quindi magari se c'è qualche domanda adesso qui, almeno per chi sta con noi in Zoom. Se i colloqui di selezione saranno in presenza. Sì, Corinna, chiedono se sono in presenza i colloqui di selezione. Enrico ci dovrebbe rispondere. No, il dottor Borrelli si scusava qualche minuto fa che ci ha già lasciato nella riunione. Non vi so dire, penso che anche qui, come dire, dipenda molto da quello che è il contesto epidemiologico al momento in cui avranno luogo le selezioni. Poi dipenderà anche dal numero di candidati, immagino. Quindi su questo ancora non vi so dare una risposta. Segnerò la domanda e cercherò magari di rispondere attraverso i social quando sarà possibile farlo. Ok, se non ci sono altre domande, io direi di chiudere qui questo nostro incontro, sperando grazie, Corinna, di essere riusciti a, come dire, raccontarvi un po' di più di noi. Sì. Grazie, grazie Corinna. Grazie Corinna, grazie a Claudio che ha organizzato l'incontro, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie anche alle belle testimonianze dei volontari di quest'anno, grazie. Grazie bello, mille, in bocca al lupo. Un abbraccio a tutti. Grazie. Mi scusi. Sì? Chi è? Volevo comprendere in cosa consiste il colloquio. Il colloquio è un colloquio motivazionale. Quindi è un colloquio che è mirato a valutare quanto la persona è consapevole del servizio civile in genere, dei problemi etici anche a monte del servizio civile e la sua determinazione nel proporsi in questa sfida. Quindi non è un colloquio
tecnico, non ci sono liberi o formulari su cui studiare. Non si deve studiare, è motivazionale. Esatto. Motivazionale, vi invito a solo a riflettere e a leggervi un attimo quello che è un po' la Costituzione, i principi, i fondamenti del servizio civile, quelli bisogna saperli. Da questo punto di vista vi torna utile la nostra pagina sul nostro sito dedicato al bando di servizio civile, perché troverete appunto un po' di materiale che potrebbe tornare utile a raccontare meglio che cos'è il servizio civile in sede di colloquio. Grazie mille. Grazie. Altre domande? No? Allora ci possiamo veramente lasciare a questo punto. Arrivederci. 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 Ciao. Grazie a tutti. Arrivederci.